Buonasera a tutti e benvenuti al webcast di questa sera offerto dal team di Ascheri Academy. Questa sera parleremo dell'EU Settlement Scheme. L'EU Settlement Scheme è uno schema messo a disposizione dal governo inglese al fine di regolamentare la posizione dei cittadini europei e dello spazio economico europeo per poter rimanere nel Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020. Lo schema è attualmente attivo ed è accessibile da parte dei cittadini provenienti da paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera. Dopo l'ottenimento, dello status riconosciuto dall'accesso allo schema, sarà possibile appunto per tali soggetti rimanere nel Regno Unito. L'accesso allo schema, riconoscerà appunto al richiedente il settled status o il pre-settled status, in base alla durata della permanenza nel Regno Unito del soggetto richiedente. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è attualmente quello del 30 giugno 2021, ma occorrerà comunque essersi trasferiti a vivere nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 al fine appunto di presentare la domanda. Per quanto riguarda i soggetti che dovranno accedere allo schema, si tratta dei cittadini provenienti da paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e dei cittadini svizzeri, oppure potranno accedervi anche quei soggetti che, pur non facendo parte di una di queste categorie, fanno però parte del nucleo familiare di un soggetto proveniente da questi paesi. Non dovranno invece presentare la richiesta d'accesso allo schema coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno per rimanere nel Regno Unito a tempo indeterminato, dell'indefinite leave to remain e nemmeno i cittadini ovviamente inglesi e irlandesi. Non dovranno inoltre presentare la domanda coloro che si sono trasferiti a vivere nel Regno Unito prima del 1973 e quindi prima che il Regno Unito entrasse a far parte dell'Unione Europea. Inoltre, non dovranno richiedere il riconoscimento dello status i lavoratori frontalieri, ovvero quei soggetti che lavorano nel Regno Unito ma che vivono all'estero, e non dovranno richiederlo nemmeno i soggetti che sono attualmente esonerati dai controlli sull'immigrazione, ad esempio i diplomatici stranieri in visita nel Regno Unito oppure i membri della NATO. Per questi soggetti, però, nel caso in cui cambiassero lavoro, dovranno comunque inviare la richiesta di accesso allo schema entro 90 giorni, anche dopo il 30 giugno 2021, sempre che si siano trasferiti nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020. I diritti e le posizioni dei cittadini provenienti da paesi dell'Unione Europea, dallo Spazio Economico Europeo e dalla Svizzera attualmente rimarranno invariati fino quindi al 30 giugno 2021. Se la richiesta di accesso allo schema avrà successo, il richiedente otterrà quindi il settled o il pre-settled status, che gli permetterà di rimanere nel Regno Unito dopo il 30 giugno 2021. Al momento della presentazione della domanda non occorre tuttavia indicare per quale status si invia la domanda stessa, perché sarà Home Office a riconoscere tale status, in considerazione del fatto della permanenza del soggetto appunto nel territorio inglese. Per quanto riguarda il settled status, questo viene generalmente riconosciuto a quei soggetti che si sono trasferiti a vivere nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e vi hanno vissuto per un periodo continuativo di 5 anni. Il soggetto si considera che abbia vissuto per 5 anni consecutivi e continuativi nel Regno Unito se ha vissuto per almeno 6 mesi per ogni anno di residenza nel Regno Unito, nell'Isle of Man oppure nelle Channel Island. Vi sono tuttavia delle eccezioni. Ad esempio, nel caso in cui il richiedente sia stato assente dal territorio inglese per un massimo di 12 mesi a causa di gravi motivi personali, ad esempio per motivi di salute, oppure se ha prestato servizio militare obbligatorio per una qualsiasi durata di tempo, oppure ha lavorato all'estero nelle forze armate o in qualità di funzionario della corona. Una volta ottenuto il settled status, sarà possibile rimanere per questi soggetti a tempo indeterminato nel Regno Unito.
e dopo an un anno dall'ottenimento di tale status potranno presentare la domanda per ottenere la cittadinanza inglese. Tali soggetti potranno inoltre trascorrere fino a 5 anni consecutivi al di fuori del territorio inglese senza perdere il proprio status. Ma vi ricordo che per i cittadini svizzeri e i loro familiari tale termine non è di 5 anni, ma di 4 anni. Per quanto riguarda invece il presetto status, questo viene riconosciuto a quei soggetti, a coloro che non hanno trascorso 5 anni consecutivi nel Regno Unito antecedentemente alla presentazione della domanda, ma che si sono trasferiti a vivere nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020. In tal caso il richiedente potrà richiedere tuttavia il riconoscimento del settled status una volta raggiunti i 5 anni di residenza continuativa, ma dovrà presentare la domanda prima della scadenza del presettled status. Coloro in possesso di presettled status potranno invece rimanere nel Regno Unito per un periodo di tempo determinato di 5 anni, dall'ottenimento ovviamente dello status. Inoltre, potranno trascorrere fino a 2 anni al di fuori del territorio inglese senza perdere il proprio status, ma dovranno fare attenzione perché qualora intendano richiedere il settled status, dovranno comunque essere in grado di dimostrare la sussistenza del requisito della residenza continuativa dei 5 anni. Una volta ottenuto uno dei due status, ai richiedenti sono riconosciuti vari diritti. In particolare potranno lavorare nel Regno Unito, avere accesso al servizio NHS in modo gratuito, potranno studiare nel Regno Unito e viaggiare da e per il Regno Unito senza alcuna restrizione. I figli nati nel Regno Unito da genitori in possesso di settled status saranno automaticamente considerati come cittadini inglesi, mentre quelli nati da genitori con presettled status si qualificheranno a loro volta per l'ottenimento del presettled status. Oppure potranno essere riconosciuti come cittadini inglesi se uno dei due genitori è un cittadino inglese, appunto. È possibile presentare la domanda anche per i familiari dei soggetti che hanno ottenuto settled o presettled status, sempre che si siano trasferiti nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020. Inoltre, se il richiedente è un cittadino proveniente da un paese dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera, potrà portare i propri familiari nel Regno Unito anche dopo il termine del 31 dicembre 2020, se potrà dimostrare che la relazione con tali familiari ha avuto inizio prima del 31 dicembre 2020 e la relazione sussiste al momento della presentazione della domanda. Vediamo quindi cosa occorre dimostrare al momento della presentazione della domanda. Quando si presenta la domanda di accesso all'EU Settlement Scheme, occorrerà provare la propria identità e la sussistenza del requisito della residenza nel Regno Unito, a meno che il soggetto richiedente non sia in possesso di un documento valido di residenza permanente. Per provare la propria identità occorre essere in possesso di un passaporto in corso di validità oppure di una carta d'identità nazionale e occorrerà anche fornire una fotografia del proprio volto in formato digitale. Per i cittadini non provenienti da uno Stato dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera, è possibile utilizzare il proprio passaporto, una carta di soggiorno biometrica oppure un permesso di soggiorno biometrico. Al momento della presentazione della richiesta, sarà richiesta la scannerizzazione del proprio documento e il caricamento della propria fotografia, in formato digitale. Questo sarà possibile utilizzando l'applicazione predisposta dal governo, EU Exit ID Document Check, che è appunto un'applicazione scaricabile su telefonini o tablet, oppure sarà possibile inviare il documento tramite posta e caricare la foto utilizzando invece il procedimento di candidatura elettronico. Per scannerizzare il documento utilizzando un telefono, occorre avere un passaporto rilasciato in un paese dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o in Svizzera, che sia in corso di validità, ovviamente,
oppure una carta d'identità biometrica o una carta di soggiorno biometrica rilasciata nel Regno Unito. È possibile anche utilizzare il telefono di un'altra persona, quindi non occorre scaricare l'applicazione sul proprio dispositivo. Oppure il soggetto può rivolgersi alle organizzazioni che attualmente si offrono di aiutare i richiedenti con la presentazione della domanda. Per farsi aiutare appunto da queste organizzazioni occorrerà prenotare un appuntamento e solitamente il servizio è a pagamento. Alternativamente, il proprio documento può essere inviato per posta e in ogni caso dovrà essere inviato per posta. Nel caso il soggetto appunto possegga un passaporto non rilasciato in un paese dell'Unione Europea, dello spazio economico europeo, oppure possegga un permesso di soggiorno biometrico o una carta d'identità non biometrica. È inoltre necessario, oltre alla prova appunto della propria identità, fornire una prova della sussistenza del requisito della residenza. A tal proposito, è possibile fornire il proprio National Insurance Number e tale appunto informazione consentirà ad Home Office di effettuare un controllo automatico della residenza basato sulla documentazione relativa alle imposte versate dal richiedente nel Regno Unito. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia sufficiente, Home Office provvederà a comunicarlo al richiedente subito dopo la ricezione appunto della richiesta. E indicherà appunto al richiedente la necessità eventuale di fornire ulteriori prove, che potrà farlo attraverso appunto il procedimento online, inviando fotografie o scannerizzazioni di documenti. Occorre inoltre per i soggetti maggiorenni indicare l'eventuale sussistenza di condanne penali a proprio carico, sia nel Regno Unito che in qualsiasi altro paese, e a tal proposito, Home Office effettuerà comunque dei controlli nei database penali inglesi. Cosa succede, dopo, l'invio della richiesta? Se la richiesta viene accolta e ad esito quindi positivo, il richiedente riceverà una lettera all'indirizzo email indicato nella, domanda. Questa lettera confermerà il suo status, quindi comunicherà se ha ricevuto settled o presettled status, ma vi ricordo che tale lettera non costituisce in nessun caso prova dello status. È possibile invece visualizzare il proprio status ed ottenerne prova attraverso l'accesso sul sito del governo con le proprie credenziali con cui si è effettuata appunto la presentazione della domanda. I cittadini non provenienti da paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera otterranno invece un documento cartaceo nel caso in cui non siano già in possesso della Biometric Residence Card. È possibile, una volta ottenuto il settled status, presentare dopo 12 mesi dall'ottenimento dello stesso la domanda per il riconoscimento della cittadinanza inglese. Inoltre, vi ricordo che è molto importante comunicare eventuali cambiamenti delle proprie informazioni registrate. Per esempio, nel caso in cui vi sia il rinnovo del passaporto, occorrerà comunicare appunto tale cambiamento con il nuovo numero identificativo del passaporto. Qualora si verifichino degli errori nella presentazione della domanda, Home Office contatterà il richiedente prima di prendere la decisione, proprio per consentirgli di correggere tali eventuali errori. Se la richiesta invece non ha successo, sarà comunque possibile per il richiedente riproporla in qualsiasi momento entro il 30 giugno 2021 e potrà riproporla sempre in modo gratuito, perché in generale, come abbiamo visto inizialmente, è un servizio gratuito. È inoltre possibile per il soggetto richiedente presentare la Administrative Review, quindi un riesame amministrativo della richiesta, se ritiene che vi sia stato un errore nella decisione, per esempio gli è stato riconosciuto il presettled status piuttosto che il settled status. Il costo per tale servizio è di 80 sterline ed il risultato viene solitamente comunicato entro 28 giorni.
Tale cifra, il costo quindi di 80 sterline, potrà essere rimborsata se la decisione originaria era errata, risulta quindi essere stata errata e viene quindi presa una decisione diversa. Nel corso del riesame amministrativo è sempre possibile fornire nuove prove al fine appunto di raggiungere una nuova decisione, ma in tal caso i costi per l'accesso al servizio non verranno rimborsati nel caso in cui la nuova decisione, diversa da quella appunto precedentemente presa, dipenda dalla presentazione di prove che al momento della decisione originaria non erano conosciute per Home Office. Infine, vi ricordo che è possibile presentare appello contro la decisione presso il Tribunale, ma questo potrà essere fatto solamente nel caso di una richiesta presentata dopo le ore 23 del 31 gennaio 2020. Io con l'argomento di questa sera avrei terminato. Ringrazio tutti per la vostra partecipazione e vi auguro una buona serata.